Oggi il nostro viaggio in Abruzzo si ferma a Celano, nel cuore della Marsica. Il castello di Celano venne fatto costruire nel 300 su volere del conte di Celano, Pietro Berardi. Il maniero è detto di Piccolomini, in quanto nel XVI secolo ne divenne proprietario Antonio Todeschini Piccolomini. Il castello si erge ancora oggi maestoso in alto, a guardia della città sottostante. È caratterizzato da solide torri quadrate ed è sede del Museo d'Arte Sacra della Marsica e della collezione Torlonia di Antichità del Fucino. Il castello Piccolomini di Celano si trova nel centro storico, nel cuore della Marsica, sul luogo dove probabilmente Federico II di Svevia, in lotta con Tommaso Conte di Celano e Molise, fece costruire delle fortificazioni durante l'assedio del 1223. Non si può parlare della Marsica, perlomeno di quella medievale, se non si parla di Jacovella, contessa di Celano. Jacovella, o Covella, era l'ultima dei figli del conte Nicolò. Nacque probabilmente nel 1418 e a causa della morte prima del padre e poi del fratello prematuramente, ereditò tutti i beni di famiglia, divenendo una delle poche donne a comando di una contea. Fu costretto a sposare per motivi aristocratico-politici Odoardo Colonna, nipote di Papa Martino V. Ritratto spesso come malato o deforme. Dopo una convivenza forzata durata circa 3 anni, con la sopravvenuta morte di Papa Martino V e con l'aiuto della Madre Maria, scappò da casa. Jacovella chiese al nuovo Papa Eugenio IV l'annullamento del matrimonio, ottenuto il quale prese in seconde nozze Jacopo Caldora, all'epoca quasi settantenne. A 3 mesi dal secondo matrimonio, però, la contessa rimase vedova. In questo breve arco di tempo, la donna ebbe modo di conoscere il nipote di Caldora, Leonello a Crocciamuro, che tra il 1440 e il 1445, non senza censure e condanne, portò Jacovella alle terze nozze. Nel 1458, rimasta di nuovo vedova, si ritrovò a governare da sola la contea di Celano e a crescere i 3 figli. La contessa riusciva a districarsi bene nei giochi di poteri dell'epoca, poteri amministrati esclusivamente da uomini, di uomini importanti e famiglie potenti. Ebbene, Jacovella non solo riuscì a tenere testa e a ottenere rispetto e ammirazione da questi, ma addirittura prese fama di essere una valente e coraggiosa condottiera.